Salve, buongiorno e benvenuti. Io sono Violetta e questa è una nuova puntata di Te lo dico io, la vostra cinepillolona settimanale da mandar giù tutto in un fiato. Quando non sai cosa andare a vedere al cinema, te lo dico io. Scorsa settimana il box office ha tremato sotto le scosse di San Andreas e la prossima sarà invaso dall'attesissimo Jurassic World. Quindi sta settimana, namar mare? No, namar cinema. Ecco a voi il rinfrescante menu della settimana. Cominciamo da Insidious 3, perché due non ci abbastavano. L'estate è sicuramente la stagione preferita per gli horror, perché fa caldo e le loro pellicole fanno gelare il sangue. Ci riuscirà anche il nuovo capitolo della franchise Insidious, già arrivata in sala nel 2010 e nel 2013? Questa volta dietro la macchina da presa c'è Lee Whannell, sceneggiatore dei precedenti lungometraggi che compongono questa saga, questa volta anche regista eppure interprete nel ruolo di Spex. Il signor Whannell se la suona e se la canta da solo in pratica. One man band. Sarà all'altezza? Sta prendendo il posto di James Wan, che dopo aver influenzato l'intera scena horror degli ultimi 15 anni con Saw e L'Evocazione, stavolta ci ha avuto da fa con Fast and Furious 7. E bye bye to horror movies. Nuovi anche i protagonisti, Stephanie Scott, attrice e cantante statunitense che prossimamente vedremo anche nella trasposizione cinematografica di Gem and the Holograms. Figli degli anni 80, io e voi sappiamo di che cosa sto parlando. Avete presente? Il mio nome è Gem, sono una cantante, bella e stravagante, e ballo in rock and roll. Questo sta elegante, certe volte lo sai, sono esuberante. Cioè, non vedo l'ora. Con lei c'è Dermot Mulroney, volto noto della serie televisiva Crisis, ma conosciuto da tutti per aver affiancato Julia Roberts nel Matrimonio del mio migliore amico. Lui era il migliore amico. Il franchise di Insidious è quello che si può benissimo definire una gallina dalle uova d'oro. Per rendersene conto basta fare due calcoli. Il primo capitolo della saga è costato 1,5 milioni di dollari e ne ha incassati 97. Il secondo capitolo, Insidious 2, oltre i confini del male, è costato 2,5 milioni di dollari e ne ha incassati 106. Qualcuno li fermi, qualcuno li gambizzi. Ma se preferite guerra, sangue e Brad Pitt, e allora c'è Fury, ossia il film ambientato durante la Seconda Guerra Mondiale diretto da David Ayer, già autore del poliziesco di produzione indipendente End of Watch e dell'action movie Sabotage, con Arnold, ho messo su un po' de panza, Schwarzenegger. Protagonista niente meno che Brad, io invece c'ho un filo de panza, Pitt, e insieme a lui il giovane Shia LaBeouf. The Transformers. Il faccino pulito da bravo ragazzo più affascinante di Hollywood. Insieme a loro il tenero Logan Lerman, Michael Pena e John Berthold. L'indimenticabile Shane di Walking Dead. Il film racconta della guerra e della sua devastazione non solo dal punto di vista fisico, ma soprattutto psicologico. E si svolge per buona parte dentro nelle vicinanze del carro armato guidato dai nostri protagonisti. In guerra o uccidi o vieni ucciso. Non ci sono altre possibilità. Corbezzoli, l'ansia, paura, delirio, claustrofobia. Lo riconoscete questo giovine? Era così, oggi è così, ed è stato un grande attore ed è un bravissimo regista. Esatto, signori, è Eastwood, Clint Eastwood. E lui? Stesso sguardo a fessura che uccide. È Eastwood, Scott Eastwood. Sarebbe il figlio, classe 1986. Gran bel giovinotto, proprio come il padre. Speriamo che sia anche altrettanto bravo, perché questa settimana lo possiamo andare a vedere al cinema. Protagonista di La risposta è nelle stelle, film tratto dall'omonimo romanzo di Nicholas Sparks. Eastwood Jr. è affiancato dalla deliziosa Britt Robertson, ora nelle sale a fianco di George What Else Clooney e vista nella serie TV Under the Dome. Trama: Scott Eastwood interpreta un cavalcatore di tori. Non guardatemi così, ambasciatore non porta pena. Cavalcatore dei tori che si è infortunato seriamente una notte durante una gara. Un anno dopo torna dove si svolgono le gare dei tori e incontra Sofia Danko, Britt Robertson appunto, per caso, che stava lì a una gara dei cavalcatori dei tori. Probabilmente in cerca di un buon manzo fresco, if you know what I mean. Al loro primo appuntamento incontrano un anziano signore che si è schiantato con la sua auto e così lo aiutano. Luke si rimette a cavalcare i tori e non gliene importa niente del rischio di sfracellarsi come una polpetta di vitello in caduta libera dall'ottavo piano. E nel frattempo si interessa anche alla cavalcatura delle giumente. Ovvero si innamora di Sofia. Particolare questo film. Comunque, fatemi sapere se lo andrete a vedere o se vi ispira un altro dei film di cui vi ho parlato oggi. Grazie per aver visto questo video. Non dimenticate di followare e mi piaceare le pagine Facebook e Twitter di Screen Week per non perdervi nessuna cine news. Io sono Violetta e mi trovate su tutti i social e su YouTube come Violetta Rox. Alla prossima settimana con la riapertura del Jurassic Park. Jurassic World. Agrrr. Ciao.